Firenze, che già il Consiglio Comunale, tutto all'unanimità peraltro, su cui ha già deliberato. Consegneremo quindi due onorificenze per premiare, insomma, perché il Comune di Rio riconosca il lustro che queste due persone che premeremo a breve hanno portato proprio sul nostro territorio. Quindi cedo la parola alla dottoressa per fare l'appello nominale, prego. C'è molto da dire rispetto a quello che ha detto il Presidente. Facciamo due premiazioni e due consegne. La prima ai minatori e ai marittimi, come da tradizione, e in occasione del Consiglio aperto lo facciamo, e poi consegniamo queste due benemerenze che sono state assegnate dal Consiglio Comunale a Cassandra Cecchini e a Francesco Tosi. Una testa? No, va bene. Comincerei con i minatori. Il primo è Luciano Barbetti. A questo territorio, quindi insomma deve anche essere questo momento come rappresentazione della continuità che il territorio di Rio ha avuto nel partorire dei personaggi così importanti sotto vari aspetti, sotto vari profili. Deve essere anche un incoraggiamento, insomma, a guardare il futuro con occhi più sinceri, più fausti, no? Quindi sempre nell'ottica di svilupparci umanamente e niente. Come dimostrazione anche che il territorio di Rio è capace, insomma, di offrire questi personaggi. Per cui cederei al sindaco la parola per leggere i motivi. Allora, la prima, cominciamo dalla più giovane. Cassandra Cecchini. C'è una motivazione che leggo. Per aver conseguito un brillantissimo successo personale, vincendo il titolo europeo di canottaggio a sedile fisso e aver dato notorietà e lustro al territorio di Rio come esponente di una tradizione storica nello sport del remo, tenuta viva dal circolo vogatori riomarinesi, tradizione che si rinnova costantemente con il contributo e la passione di un vero movimento, quello delle nostre giovani leve, di cui lei è ideale portabandiera. Francesco Bosi, figura politica di statura nazionale, sindaco di Rio Marina per due consigliature dal 2001 al 2011, ha dato lustro e prestigio al territorio, contribuendo alla sua eccezionale trasformazione e al suo sviluppo. Personaggio che ha avuto ed ha tuttora un'importanza straordinaria nella storia del paese per la ricchezza dei risultati ottenuti e per l'autorevolezza della presenza e del contributo sempre attuale alla vita politica. Ideatore della benemerenza Santa Barbara d'Oro, oggi destinatario di questa onorificenza per l'alto servizio reso alla comunità di Rio Marina. Si sente? Sì. Allora, signor sindaco, signor vice sindaco, signori consiglieri, innanzitutto desidero ringraziarvi sentitamente per il piacere e l'onore che avete voluto concedermi con il conferimento della benemerenza della Santa Barbara d'Oro. Devo scusarmi se non sono qui oggi presente, come avrei tanto desiderato, per salutarvi personalmente, grato per questa vostra decisione e per le motivazioni che ad essa si accompagnano. Purtroppo inderogabili impegni legati a cure mediche mi impediscono di partecipare ai festeggiamenti della Santa Patrona di Rio Marina. Ricordo con soddisfazione, accanto alle tante altre iniziative, proprio questa di onorare la Santa Barbara, protettrice dei minatori, ma anche della Marina e dei Vigili del Fuoco e di altre professioni. Legare il suo nome a quei cittadini che con il loro impegno eccellente per il bene comune hanno servito questa comunità fa che essa si renda più consapevole e più forte. Il nostro lavoro, i nostri sacrifici non sono e non saranno mai vani se verranno ispirati all'amore per Rio Marina, al servizio della sua gente, la sua storia e il suo futuro. Un abbraccio a tutti, con affetto Francesco Bosi. Come dentro grotta delle e cagarazzi,
lettura della storia di un nostro paesano, un vero amico di mare, Fulvio Cinnoni, il comandante del Ponte Rosso. Già proprio quel Fulvio Cinnoni a cui è dedicata la via della Torre che ci porta alla spiaggia di Gennaro, quella passeggiata che, ironia della sorte, circa un anno fa, nel ottobre 2018, è stata pressoché demolita con la forza del mare. Lascio la parola a Marinetta per la lettura del brano. Grazie. Il comandante Fulvio Cinnoni. Fulvio Cinnoni è nato a Marina nel 1865. Il padre, Florindo, era un operaio delle miniere. Ma per conoscere la realtà locale di quel lontano periodo, rileggiamo ciò che ha scritto l'amico professore Baravolli nell'introduzione al suo Romanina, Società, Lavoro, Cultura tra 800 e 900, Memorie fotografiche. Sapremo così che nel 1881 i riomarinesi sono circa 4.000, non amano lavorare in miniera e preferiscono il mare. Trasportano sui loro bastimenti il ferro verso porti lontani. Nella i soldi chiusi dentro la cintura, nessuno li può strappare, la gente oggi non ha più paura, nemmeno di rubare, ma mamma mia.